Tre giorni di orientamento in Trentino sull'Alpe Cimbra, nella prima giornata di scena la Coppa Trentino a Costa, nei due giorni successivi tocca invece ai campionati italiani di sprint nel centro di Folgaria e della Longa. Mille grobbe ad organizzare il Grand Light Orienteering Team con la FISO, ovviamente la Federazione dello Sport con cartina e bussola, qui intanto immagini dell'Altopiano Cimbro. Noi seguiremo le due giornate che assegnano gli scudetti tricolori. Ben trovati dal sottoscritto Gianfranco Benincasa e da Pietro Ilarietti. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno a tutti e sicuramente vivremo un weekend intenso. I protagonisti sono qualificati, quindi grande livello, ma anche l'organizzazione secondo me ci sorprenderà. Ancora i paesaggi, immagini dall'alto, dunque dell'altopiano, della zona di Folgaria, Luserna e Lavarone che ospita questa tre giorni, ma andiamo a sentire la voce dei protagonisti, Daniela Becchiato, direttrice APT Alpe Cimbra, e Carlo Cristellon, il tracciatore. Benvenuto del territorio, Daniela Becchiato, direttrice APT Alpe Cimbra. Buongiorno a voi, è un grande weekend di sport qui sull'Alpe Cimbra, in contemporanea tantissimi eventi. Innanzitutto il campionato italiano di orientamento, oltre 800 atleti di tutte le età impegnate qui su un territorio che sta dimostrando da tempo una grande vocazione per questo sport. Ovviamente il ringraziamento va innanzitutto alla Grand Light, a Roberto Sartori che da anni si dedica con passione a questi eventi. Fortunatamente nel tempo sempre più anche i nostri turisti stanno scoprendo le reali potenzialità outdoor di questo territorio che d'estate spazia appunto dalla corsa al nordic walking, al golf, alla mountain bike, quindi una montagna che ha sempre di più nel suo DNA lo sport. Ci presenta la gara sprint Carlo Cristellon, tracciatore. Folgaria non è proprio un centro abitato che si presta a gare veloci perché è costruito su una costa. Abbiamo puntato un po' più sulle scelte di dettaglio e le possibilità di più scelte piuttosto che scelte lunghe e ragionate. Fasi di preparazione per la tre giorni di gare sull'Altopiano Cimbro, un appuntamento davvero importante, 800 al via da tutte le regioni d'Italia e da 10 nazioni differenti. Sì, concorrenza come abbiamo detto di alto livello, qua una particolarità, prima della partenza gli atleti di livello vengono isolati, vengono messi in quarantena affinché non possano ricevere o vedere informazioni relative a quella che è la prova, quindi si ritrovano tutti insieme, sembra si stanno anche divertendo, ma questa è la quarantena. Qui invece la presentazione di alcuni dei protagonisti, Riccardo Scaletti, Inders, Gaio e Tenani, sono alcuni degli elite. E qui invece le donne, Taufer, Viola Zagonel, Anna Giovanelli e Carlotta Scalet, che si sono prestate per questa nostra presentazione. Non sono tutti protagonisti, ma alcuni. E qua i giovani, che sono sempre quelli più disponibili, Mandelli, Maini, Serena Raus e Annarita Scalzotto. Abbiamo così voluto omaggiare e presentarvi i protagonisti di oggi, ma entriamo nella gara con Irene Pozzebon e Giacomo Zagonel. Loro sono due specialisti di questa sprint. Allora la Pozzebon, polisportiva besanese, Zagonel, Unione Sportiva Primiero, intanto già pronto dalla Valle, GS Monteginer e dopo di lui altre partenze, qui la Caglio e Luigi Giuliani. Abbiamo visto i concorrenti in presentazione, soprattutto i giovani come sottolineavi tu, intanto Viola Zagonel, una delle grandi protagoniste sicuramente di questa gara, i giovani che si sono divertiti molto in fase di presentazione. Sì, no, sono presentati. Sono divertiti molto, sono stati molto gentili, ma è poi anche uno delle finalità di queste cose che noi facciamo, cioè iniziare a introdurli e presentarli agli spettatori, perché saranno loro poi i futuri campioni di questa disciplina, quelli che sostituiranno i Sebastian Inderst e i Riccardo Scalet. E gli Alessio Tenani, sì, che vediamo qui in partenza a Polisportiva Masi. Allora abbiamo visto insomma proprio alcuni dei protagonisti, Zagonel, la Carlotta Scalet, Walter Bette, anche Sebastian Inderst, e insomma un po' tutti quelli che si aspettano risultati, o anche Mattia De Bertolis sicuramente dell'Unione Sportiva Primiero è uno da tenere d'occhio. Robert Merl invece è austriaco, quindi è qui per fare la gara sì, ma non rientrerà nella classifica per quanto riguarda ovviamente il campionato italiano, Pietro.
Certo, Robert Merle, che è presente spesso in Italia, lui che si è sposato con Carlotta Scalet quando Lorien Thiering è una questione di famiglia, lui va bene soprattutto nelle gare di resistenza, è una pedina fondamentale della nazionale austriaca. Qui invece è Roberto Dalla Valle che in nazionale ci fa sempre meno presenza, perché lui si dedica più che altro alle gare nazionali per motivi di lavoro, ma quando si presenta al via è sempre un uomo da battere o comunque da tenere in debita considerazione di qualunque distanza si tratti. Assolutamente, Marta. Canal, Friuli Mountain Bike e Orienteering, qui siamo proprio nel cuore di Folgaria, anche piccoli e giovanissimi atleti, e qui vediamo come si muovono, come sempre grazie alla GPS sulla cartina. Sì, qui Riccardo Scalet oggi uomo da battere, sta andando subito fortissimo, lui che quest'anno si è già aggiudicato altri due titoli italiani a Carpegna con il team, la specialità staffetta, e poi nella middle distance. Lui qua ha un grande obiettivo, è uno che non vuole lasciare per strada niente e tenterà sicuramente di portarsi a casa il titolo di oggi e quello di domani. Assolutamente, tenterà intanto di portarsi a casa questo terzo scudetto tricolore. Scalet, dopo il mondiale del mese di agosto, ha affrontato un periodo di recupero, i tricolori per lui rappresentano sicuramente l'obiettivo centrale, no, della seconda fase della stagione. Qui ancora atleti giovani, giovanissimi, e ancora siamo sulla cartina per vedere come si muovono, quasi impazziti, no, sulla cartina i concorrenti. Arianna Taufer, Unione Sportiva Primiero, anche lei tra i favoriti. Giacomo Zagonello, Unione Sportiva Primiero, anche lui. Dicevamo prima di Riccardo Scalet, è uno di quegli atleti come Inders di vertice che puntano molto all'attività internazionale, quindi i loro grandi obiettivi sono le gare di Coppa del Mondo, i mondiali, però in questo caso rientrano sempre in Italia. Ricordiamo che ad esempio Inders è proprio trasferito in Scandinavia per studiare l'orienteering, per entrare ancora di più in questa disciplina. Mentre Scalet è uno che anche lui fa tantissime trasferte internazionali, molti dei nostri atleti hanno un doppio tesseramento, magari anche una società italiana e una società scandinava, ma guardiamo questo insert. Noi oggi come Interfluvino abbiamo fatto questo esperimento, solo con i giovanissimi. Quarta elementare, quinta elementare, massimo seconda media, e soprattutto abbiamo quasi tutto il mondo rappresentato, perché abbiamo dalla Romania alla Moldavia, dalla Tunisia alla Burkina Faso e dalla Russia all'Ucraina. Un saluto dall'Interflumina! Ciao! Tanta energia per il team Interflumina, assolutamente molto positivo l'approccio, no, da parte di questo team, Pietro. Sì, era Corrado Arduini, uno storico allenatore, giovane ma già di lunghissima esperienza, e quando un team rifonda, riparte con un nuovo progetto, da dove parte? Parte dalle basi, parte dai giovani, ma in questo caso dei giovani, però è un team multinazionale, multietnico. Complimenti a loro, bellissimo spirito, ci è piaciuto molto. Dario Bertolini intanto, seguito dalle nostre telecamere, ancora Robert Merle, Parkour Tour Italia, lo ricordiamo, lui che però è austriaco e qui a fare la gara, ma non farà classifica per i campionati italiani. Da queste parti, tra l'altro, a Passo Coe di Folgaria, nel gennaio del 2018 si sono disputati anche i campionati italiani di sci orientamento. Per l'occasione l'Altopiano Trentino ha accolto un centinaio di atleti con un manto di neve ottimale, quindi insomma anche questa disciplina per quanto riguarda l'orienteering, mentre qua seguiamo sempre sulla cartina come stanno andando le cose. Siamo già in zona arrivo con Vera Chiusole. Sì, dicevi bene Gianfranco, perché questa è proprio una zona dove l'orienteering è di casa, perché oltre a Roberto Sartori con la sua Grand Light Orienteering Team organizza spesso anche gare di mountain bike orientamento, e ricordo alcuni anni fa hanno organizzato anche delle prove di trail orientamento, ossia l'orienteering di precisione. Portiamoci in zona arrivo, volevo fare complimenti agli organizzatori che qua questo è il vialone d'arrivo, ma adiacente vi è un pratone con gli schermi giganti, quindi organizzazione degna di una Coppa del Mondo. Complimenti ancora al Grand Light Orienteering Team di Roberto Sartori. E qua un altro Roberto Dalla Valle che arriva anche molto bene sul traguardo di Folgaria.
Lingua fuori per lui, la fatica si fa sentire. Viola Zagonel, eccola qui tra le favorite, ha fatto una grande gara sicuramente. Viola Zagonel, che da quando ha cominciato a lavorare ha ovviamente meno tempo per allenarsi per varie ragioni, si sta specializzando proprio nelle sprint. Grande fatica per lei. Grande fatica ma grande soddisfazione, attualmente è prima e subito dopo il traguardo ha ricevuto l'abbraccio della mamma che è qui presente per tifare lei e il fratello Giacomo. E arriva molto bene anche Francesca Taufer, Unione Sportiva Primiero, quindi Zagonel e Taufer sono lì a ridosso, anche per lei tanta tanta fatica alla fine di questa sprint nel centro di Folgaria, ma arriva benissimo anche Carlotta Scaletta, attenzione, ultime falcate per la ragazza del Park World Tour Italia che arriva a questo punto. Viola Zagonel è prima, la Scaletta è seconda e la Francesca Taufer è terza. Questo è il podio per quanto riguarda la gara femminile, questo campionato italiano senior sprint. Walter Bettega intanto sul traguardo GS Pavione. Il sorriso che abbiamo visto poc'anzi era Carlo Cristellon, soddisfatto perché come tracciatore sente di aver fatto un buonissimo lavoro. Era un tracciato piuttosto nervoso perché, come anticipato, si correva su una costa, non ci sono molte pianure nel paese di Folgaria. No. Sebastian Hinderst arriva e fa meglio di Walter Bettega, poi ancora Samuele Curzio che invece è più indietro, attenzione a Riccardo Scalette, Park World Tour Italia anche per lui, ritmo forsennato sul rettifilo finale, va a chiudere momentaneamente, è primo, grande gara, lo avevamo detto, cerca il terzo scudetto tricolore, dopo la staffetta in middle anche quello della sprint, attenzione sempre anche ad Alessio Tenani, polisportivo Masi, ma è già staccato rispetto a Riccardo Scaletta, arriva sul traguardo anche Tenani. Mattia De Bertolis invece che se la gioca, attenzione con Scaletta, anche se a questo punto penso che arriverà soltanto secondo. Mattia De Bertolis, eccolo qui, sì, è dietro Scaletta, quindi Riccardo Scaletta è davanti a Mattia De Bertolis. Hinderst, Tenani e Bettega sono più indietro, grande fatica anche per De Bertolis. Robert Merl intanto, anche lui Park World Tour Italia, che conclude la sua fatica qui sul traguardo di Folgaria. Sì, non è arrivato l'oro per Merl, c'è l'oro invece qua per Viola Zagonel e per Riccardo Scalet, c'è sempre, eccola qui la mamma, l'abbraccio, proprio la commozione, che è stato un attimo veramente intenso a livello emotivo. Questo eccola invece allora la classifica, Scalet campione italiano sprint avanti a De Bertolis, terzo Roberto Dalla Valle, poi Viola Zagonel, Scalet e Francesca Taufer, e queste sono le classifiche poi dei ragazzi e delle ragazze che hanno corso sempre questo campionato italiano sprint. Sì, abbiamo voluto omaggiare anche i giovani che, come abbiamo detto prima, qua ecco, puoi vedere il maxi schermo posizionato agli organizzatori, un grandissimo sforzo organizzativo e un livello veramente altissimo raggiunto anche dagli organizzatori italiani, bravi. E allora la voce dei protagonisti, Zagonel e Scaletta. Zagonel, un altro sorriso anche qui a Folgaria, primo posto. Sì, sono molto contenta, ci speravo molto, ho fatto una bella gara e sono contenta del risultato. Stagione importante. Sì, ho fatto qualche risultato, soprattutto nelle sprint, ma anche il Bosco non mi dispiace, speriamo nelle prossime gare. L'anno prossimo ci sono i mondiali sprint. Vediamo, il prossimo anno sarà bella dura e cerchiamo di qualificarci per la nazionale. Bocca al lupo. Grazie. Riccardo Scalet, terzo titolo italiano, complimenti. Grazie, una bella gara ovviamente per me, ho sbagliato 20 secondi, comunque ci tenevo a vincere questo titolo italiano sprint, comunque è una delle mie specialità preferite che ritengo più divertenti, quindi sono molto felice di aver corso così bene. Scaletta e Zagonel, allora campioni italiani per quanto riguarda la sprint, archiviata la prima giornata di gare, si archivia, caro Pietro, anche il bel tempo ed il sole a favore di un tempo decisamente più autunnale con temperature rigide per la stagione e pioggia, tanta, tantissima pioggia. Tanta, tantissima, incredibile, un risveglio non buonissimo subito.
dall'estate all'autunno, sì, in 12 ore. La cosa sorprendente qua è che non molla un attimo questa pioggia, anche se gli orientisti, come vedi, sfidano il maltempo, sono super organizzati, hanno piazzato le tende e soprattutto l'organizzazione si prepara qui ad affrontare un lavoro doppio, se non di più. La voce dei protagonisti, Roberto Pezzè, direttore di gara. Ci presenta la long di Mille Grobbe, Roberto Pezzè. Ciao a tutti, la gara di oggi sarà veramente dura, presenta delle difficoltà, delle lunghezze molto impegnative, sicuramente saranno premiati gli atleti che sapranno affrontare con coraggio e con molta preparazione la gara di oggi. Inoltre il tempo sicuramente non ci aiuta, sicuramente saranno premiati i migliori oggi. Archiviata la sprint, si passa allora alla long, intanto partenza per Robert Merl. Le immagini, come si suol dire in questi casi, parlano da sole, non ci sarebbe ad onor del vero bisogno di tanti commenti. Il classico tempaccio, ma chi fa l'orientino, come dicevamo Pietro, chi fa sport all'aperto, outdoor, non si scoraggia mai. No, diciamo che la difficoltà iniziale è scaldarsi, è quel momento che precede la partenza, arrivare in partenza bagnati, quindi affrontare quest'attimo molto delicato e difficile. Abbiamo visto delle persone veramente in ipotermia, quindi l'importante è partire caldi, poi dopo se ci si bagna in corsa, quello succede, fa parte delle regole dello sport, come dicevi anche tu. Jessica Lucchetta, orientamento terzo in partenza, la long è andata in scena nella zona di Mille Grobbe, nota anche a livello nazionale per il fondo, qui tante gare, compresa appunto la mitica Mille Grobbe, che negli ultimi anni ha perso qualche colpo, ma che ha laureato davvero campioni importanti. Presente anche la presidente fiso del Trentino, Lino Orler, a seguire la gara, una gara che ha messo a dura prova veramente gli organizzatori. Sì, non so se hai notato, durante la fase della partenza di Vera Chiuso, le partite poco fa, l'addetto alla partenza teneva il telefono in mano, perché per un attimo addirittura c'è stato un blackout degli impianti che dovevano dell'apparecchiatura, scusa, che doveva garantire il cronometraggio. È andato tutto bene, organizzatore come detto bravissimo, nel frattempo è partito Scalette, Viola Zagonel e ecco Francesca Taufer. E sono e saranno anche oggi sicuramente tre dei protagonisti. Riccardo Scalette si è portato a casa il titolo della sprint a Folgaria, così come Viola Zagonel che abbiamo visto prima. Scalette cercherà il poker, già tre titoli italiani in tasca. Viola Zagonel invece si è imposta nella sprint, come dicevamo, un'altra delle grandi favorite. Intanto Verena Troi, Terlaner, Orientierung, Schleifer, quando ci sono queste gare Verena non manca mai, esatto. È sicuramente sempre da tenere d'occhio. Roberto Dalla Valle, altro atleta GS Monte Giner, siamo in Val di Sole come appartenenza del club, sicuramente darà il massimo per salire sul podio. Ancora Carlotta Scalette, Park World Tour Italia, e vedete le pozzanghere che si vanno via via formando e che vedremo benissimo anche in questa situazione in campo aperto, diciamo, no? Sì, la situazione a tratti è drammatica, cioè una cosa mai vista, anzi quest'anno l'abbiamo vista a Carpegna, però qui l'intensità e la durata soprattutto è stata incredibile, non ha mai smesso fino a fine gara. Abbiamo parlato di Verena Troi, ieri non si è presentata nella prova sprint perché non si sente una donna da sprint, ma non è il suo, ma oggi c'è la long e quando si segna un appuntamento sicuramente è qua per vincere, come vedi qua. Eccoci qua, noi qua siamo in una piscina naturale per andare, sì, alla lanterna, andare a punzonare, bisogna attraversare a nuoto quasi, no? Praticamente in questo caso, dove c'è questa depressione, questa piccola depressione, e anche in questo caso il terreno non drena più e si forma una pozza pazzesca. Gli atleti sono obbligati a transitare di lì perché via la lanterna, e ovviamente il bagno extra è garantito. E gratis, assolutamente. Sì. Qui vediamo proprio il passaggio, no, per la
punzonatura in mezzo a questo acquitrino e continua a piovere, la pioggia non accenna a diminuire, la gara ormai sta entrando nel vivo, come vedete i concorrenti sbucano un po' da ogni dove per andare alla lanterna, c'è chi arriva proprio tuffandosi quasi, che arriva un po' in punta di piedi, no? Sì, qualcuno ha provato ad aggirare ad esempio questa pozzanghera, ma non è stato possibile. Vorrei fare in questo caso un ringraziamento particolare a Samuele Tait, che è il nostro operatore in movimento che ha sfidato la tempesta. Assolutamente. Ed ecco la Verena Troi, no? Dicevamo, quando c'è una long da fare, lei è sempre protagonista. Sì, quest'anno l'abbiamo vista vincere anche in Calabria, quindi questa è la sua distanza. Oggi è la gara di Verena Troi, ci proveranno a metterla in difficoltà sicuramente le altre ragazze, a partire da Carlotta Scaletta, vedremo se ce la faranno. Invece per quanto riguarda i maschi, sicuramente Riccardo Scaletta punta deciso, ma attenzione a questo ospite speciale. Gradito ospite qui all'Alpe Cimbra, Nicola Galvano, un ritorno importante alla vita, un messaggio speciale. Sì, buongiorno. Quasi 2 anni fa sono stato colpito da una meningite fulminante che mi ha debilitato fisicamente. Dopo mesi in ospedale, interventi di riabilitazione fisica a Lonigo e a Budrio, grazie a loro sono riuscito a recuperare la vita, le giornate, le attività di ogni giorno, e oggi sono qui per la prima volta alla gara nazionale di Folgaria e di Mille Grobbe. Delle protesi futuristiche ti permettono di essere praticamente al 100%. Sì, la tecnologia di oggi mi permette di acquistare una mobilità che anni fa era impensabile, e questo grazie alla ricerca, all'innovazione e anche ai tecnici del centro protesi di Budrio. Quindi sosteniamo la ricerca. È fondamentale. Ospite della puntata, ospite speciale, allora Nicola Galvano, atleta paralimpico, davvero tanta forza, davvero tanta energia, davvero tanta voglia di fare lo sport, e questo è il messaggio che deve sempre passare, del messaggio più bello. Sì, Nicola Galvano che è ritornato all'Orientini con un'energia incredibile, è veramente un personaggio speciale e per questo noi gli abbiamo dedicato il servizio. Ma torniamo alla gara, Riccardo Scaletta primo già negli intertempi, sta marciando velocissimo, è veramente concentrato e sta sfrecciando verso l'arrivo. Assolutamente, molto concentrato per aggiudicarsi questo poker di titoli italiani. Vedete le condizioni meteo davvero proibitive. Jessica Lucchetta, orientamento Tarzo. Intanto un applauso sicuramente quindi al Gronlight Orienteering Team, che con la FISO ha organizzato questi campionati italiani. Gronlight Orienteering Team è nato nel 2002, la società sportiva diretta da Roberto Sartori, ha sede proprio a Folgaria, presso il palaghiaccio del paese del Alpe Cimbra. Sì, bellissimo palaghiaccio che abbiamo ammirato nella giornata di ieri. Oggi il tracciatore è Luigi Girardi. Vorrei fare un encomio a queste volontari che prima hanno posizionato e posato i punti e poi dopo, al termine della gara, sempre con il diluvio, li sono andati a recuperare. Quindi l'organizzazione non ha tremato di fronte a queste difficoltà. Del resto il Gronlight Orienteering Team ha dalla sua anche l'organizzazione dei mondiali di sci orientamento, della 5 giorni dei forti, gara internazionale di corsa orientamento, che si sono svolte proprio qui sull'altopiano nel 2002 e nel 2007. L'impegno distribuito lungo tutto il corso dell'anno, e per il 2020 ha già annunciato che farà anche un grande evento internazionale, quindi sposta l'attenzione anche più in là rispetto ai campionati italiani, rispetto ai tricolori. Sì, non hanno ancora concluso questa prova e hanno già annunciato altre importanti novità, e l'Italia, ricordiamo che nei prossimi anni ospiterà anche una prova di Coppa del Mondo di Orienteering, quindi un grandissimo risultato per il nostro Orienteering. Assolutamente importante. Qui Roberto Dalla Valle, GS Montegina, era anche lui impegnato in questa prova, avete visto, sembrava aprirsi per un attimo il cielo, poi invece no, era solo un'impressione del momento. Ti segnalo che agli intertempi è Verena Troi in testa, non brillante oggi Carlotta Scaletta. Viola Zagonelli invece qui, lei che è più ormai orientata, come ricordavamo, alle sprint, un po' di fatica in più per lei, però
è ancora lì in lizza per il podio anche in questa long e siamo al traguardo. Robert Merle è il primo che vediamo arrivare, tra l'altro ha fatto una ottima gara. Buonissimo tempo. Robert Merle, l'austriaco, che ricordiamo ancora una volta non è in lizza ovviamente per il campionato italiano, è in lizza solo per la classifica di tappa. Riccardo Scalè arriva anche lui benissimo, non sbaglia un colpo e primo Scalette, attenzione intanto al femminile a Lucia Curzio. Scalette che non sbaglia un colpo e non è facile presentarsi al via di una competizione da favorito e mantenere i pronostici perché l'attenzione oggi era tutta su di lui. Arriva Verena Troi, anche lei è grande in gara. Testa, seguita da Francesca Taufer, ma Francesca Taufer è partita prima e Verena Troi si gira, sta per arrivare proprio in arena e eccola, il primo posto e oggi è la nuova campionessa italiana. Così come per Riccardo Scalette, Park World Tour Italia, che va a conquistare veramente un poker di successi. Qui vedete l'organizzazione, brava, bravissima anche Viola Zagonel, che arriva dopo Francesca Taufer e sale sul podio, quindi dopo la sprint si prende anche questa grande soddisfazione l'atleta con il numero 104 della Polisportiva Masi. Congratulazioni per lei. Sebastian Inderst, attenzione, che va a giocarsi l'argento alle spalle di Riccardo Scalette, e poi arriva anche Walter Bettega, ma è più staccato. Alessio Tenani, anche lui è più indietro, però insomma una doppietta dunque per la Park World Tour Italia al maschile. Sì, un grande risultato, loro l'avevano dichiarato che volevano la doppietta e così è stata. Vince Riccardo Scalette davanti a Robert Melle, Sebastian Inderst, Verena Troi, Taufer e Viola Zagonel. Questi i giovani con Enrico, certo, Mannocci, Anna Pradella nella categoria M20 e sotto Marco Orler e Nicole Canova invece nella categoria 18. Qua ancora le fasi di premiazione, c'è anche il commissario Fiso, poi lo sentiremo e sentiremo ovviamente le voci dei protagonisti, Verena Troi, Riccardo Scalette, poi anche Sergio Annesi, come detto commissario straordinario Fiso, e Roberto Sartori, presidente del Gronlight Orienteering Team. Verena Troi, finalmente quest'anno è arrivato il primo titolo italiano. Sì, sono contenta, la distanza lunga è la mia preferita e sono riuscita a vincere, sono molto contenta. Quest'anno stagione intensissima, ti vedremo anche l'anno prossimo a questi livelli? Sì, non ho intenzione di mollare per il momento, adesso a livello internazionale forse mi tirerò indietro, però a livello nazionale cercherò di dire la mia anche l'anno prossimo. Riccardo Scalè, due titoli in due giorni, quattro in stagione, non si poteva fare meglio quest'anno? No, non si poteva fare meglio, ovviamente quando corro, corro per vincere e a me piace vincere, poi non è per niente facile, la concorrenza in Italia fortunatamente sta sempre migliorando e per me è sempre uno stimolo correre anche sul territorio nazionale. Il freddo non ti ha fatto paura e la pioggia nemmeno? No, diciamo che quest'anno sembra che abbiamo quasi l'abbonamento per questo meteo, quindi alla fine si stringono i denti e si va senza problemi. Una piccola ferita ma niente di che? No, niente di che, solo una piccola caduta, adesso rimettiamo subito il corpo a posto. Campionato italiano by Fiso e per la Fiso Sergio Annesi. Sì, mi sembra doveroso essere presente ai campionati italiani come lo sono stato nel corso dell'estate. In verità devo dire che questi campionati italiani come i precedenti hanno portato accanto a risultati ottimi, ma hanno portato anche tanta acqua e tanta grandine. Quindi il primo grazie va sicuramente alla società che ha organizzato e a tutti i collaboratori volontari che si sono spesi in questi due giorni e soprattutto in questo giorno finale. Ho avuto netta la sensazione che tutti siano davvero contenti di questo campionato e che come me riconoscano la capacità organizzativa di chi ha voluto questo evento qui sull'Alpe Cimbra. Roberto Sartori, due grandi prove, cittadina, oggi in bosco, tempo tremendo, ma ce l'avete fatta. Beh, ci ha messo la dura prova per quanto riguarda anche l'organizzazione. Io spero che i concorrenti, nonostante che sia stato il brutto tempo, erano presenti e sicuramente spero che siano stati contenti. Noi abbiamo dato il massimo come organizzazione e devo ringraziare naturalmente tutti gli sponsor. Ringrazio tantissimo
i collaboratori, che sono tutti della Gronlight. Complimenti. Grazie. Siamo davvero in chiusura per quanto riguarda questi 3 giorni di orientamento sull'Alpe Cimbra. Grazie Pietro. Grazie a voi, complimenti a territorio e organizzazione, sono stati fantastici. Sì, Roberto Sartori, il presidente Gronlight Orienteering Team, davvero commosso, ma insomma è stato un duro lavoro, soprattutto durissimo in questa seconda giornata. Bello vedere anche gli atleti che, nonostante la pioggia, nonostante il freddo, sono comunque felici, ci salutano le nostre telecamere. È davvero tutto.